E buongiorno a tutti ragazzi, in questo nuovo e scintillante video. Oggi video un pochino all'antica, niente cose strane e psichedeliche, perché è uscita la nuova Alfa Romeo Milano. Ora partiamo dagli esterni. Gli esterni che bisogna di classico SUV, frontale molto simile a quello della Stelvio, però con una calandra diversa, cioè lo scudo Alfa Romeo è stato rivisitato in questa maniera, con maniera particolare, perché c'è anche la versione elettrica, quindi non serve avere la feritoia per il radiatore, però fatta un pochino male, fatto un pochino troppo grosso, quindi viene sproporzionato. I fari sono messi lì ai lati, in una posizione che io avrei allungato di più i fari per renderli molto più belli visivamente, però hanno scelto di fare così, so gusti, a me non piace. Fatemi sapere qua sotto voi nei commenti se vi piace oppure non vi piace. Il cofano, ci sono sempre le classiche incanalature aerodinamiche che riprendono quelle di Stelvio, quelle di Giulia, quindi niente di che. Affiancata è molto, come dire, da SUV sportivo, cioè sì, va bene, è carino, però nulla di che, è già una cosa già vista. Poi ovviamente è una 5 porte con ovviamente sulla fiancata ci sono un sacco di incanalature aerodinamiche per far vedere il fatto che è un Alfa Romeo. Poi il posteriore è molto simile a quello delle Range Rover, a me dà questa impressione, poi comunque mia opinione personale, con il logo Alfa Romeo in centro e i due scarichi sotto, cioè nella versione non elettrica ma termica, perché c'è anche la versione elettrica, sì. Il bagagliaio è molto grande, molto simile a quello dell'Avenger, della 600. Per il resto c'è anche la possibilità di avere due colorazioni, quindi per esempio nella versione quella di prova che hanno fatto vedere la presentazione era tetto nero e il resto della macchina rossa, cosa letteralmente già vista in un sacco di altre case automobilistiche. I termini della Milano, cioè, perché abbiamo una sorta di restyling degli interni dell'Alfa Romeo, forse un cockpit con un bel volante troppo grande dal mio punto di vista antiestetico, proprio brutto, che però ha tutti i comandi possibili e immaginabili, una strumentazione molto particolare perché sì, è digitale, però riprende il design dei strumenti analogici circolari, perché è così, quindi ha la forma circolare, però è digitale, c'è un bel display, ti dice c'è tutto quello che puoi desiderare, ti dice anche di andare a pigliare un caffè quando sei troppo stanco, quindi immaginatevi quello che dice. Poi abbiamo un altro display in mezzo alla plancia con sotto l'aria condizionata. Il display sembra, poi non lo sappiamo, bisogna aspettare le versioni di prova, sembra come quelli dell'Alfa Romeo, ovviamente sto parlando del sistema, non del display, perché poi dal mio gusto personale il display messo in quella maniera secondo me si potevano impegnare un po' di più per renderlo più estetico, come per esempio hanno fatto su Giulia e Stelvio prima, cioè scusate, avete fatto un capolavoro prima, fatelo anche adesso. Invece no, hanno piazzato questo display in mezzo alla plancia che secondo me sembra un pochino accrocchiato. Poi ovviamente abbiamo abbiamo la leva del cambio, che può essere o manuale nella versione totalmente termica oppure automatico nella versione mild hybrid, e poi la stessa identica leva per la versione elettrica. Abbiamo 5 posti, la possibilità di configurarla sia in pelle, gli interni sia in pelle che in tessuto, con anche dettagli in carbonio, ovviamente sempre optional, quindi con un surplus di prezzo che già è abbastanza alto, perché già sono alti i prezzi delle 600, figurati quelli dell'Alfa Romeo che sono comunque il brand premium della Fiat. Quello che invece fa un pochino più storcere il naso è la motorizzazione, perché abbiamo sia la possibilità di averla elettrica con un motore da 156 cavalli messo sull'asse posteriore con una batteria da 54 kW che permette alla macchina di fare 400 km, oppure una versione mild hybrid con un 1200 3 cilindri da 100 cavalli
che può essere Mind Hybrid, che è soltanto termico. Oppure abbiamo una versione sempre abbinata al 1200, però 4x4, un pochettino più potente, maxata da 156 cavalli. Da 136 cavalli. Il prezzo di questa macchina è alto. Diciamolo, è alto. Tutti i prezzi delle Fiat o comunque delle auto del gruppo Stellantis si stanno alzando in maniera vergognosa, ma proprio vergognosa, perché parte da 40.000 euro, 39 per la precisione. Però non, questa macchina non costa veramente 39.000 euro, perché poi ci devi mettere tutti gli optional. Quindi arriviamo tranquillamente a toccare i 50, anche i 55.000 euro. Dipende dagli optional che ci mettete, se volete l'interno in carbonio, se volete la colorazione particolare, se volete la colorazione bicolore, bisogna lievita il prezzo in maniera vertiginosa. E quindi spendere, ok che è elettrica, ok che ha 400 km, però io se dovessi comprare un'elettrica non comprerei una Milano. Quindi che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'ho fatto, attivate la campanella di rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi anche al mio pagina Instagram, in quella sua condizione di decisione, e quindi che dire, ciao ciao.